Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. Eccoci qui, buon 25 aprile a tutti, grazie al senatore Nencini che è con noi. Buongiorno a tutti. Abbiamo aperto ovviamente con il proclama di Sandro Pertini, perché 25 aprile ovviamente festa della liberazione, una festa un po' particolare perché oggi non c'è la liberazione di nessuno, siamo tutti reclusi in casa, però forse ancora di più per questo motivo apprezziamo quella che è la libertà, almeno così è. Come possiamo oggi festeggiare, se così si può dire, per non ricordare solo, perché deve essere anche una festa la liberazione? Beh, intanto buongiorno a tutti e grazie per questo collegamento. È un modo diverso, definiamolo alternativo, per ricordare una festività laica, una specie di Natale patriottico della libertà riconquistata in Italia. Io metterò nel pomeriggio una camicia bianca con un fiore all'occhiello e ho consigliato, visto che scrivo su alcune riviste locali della provincia di Firenze e della Toscana, a ciascuna e a ciascuno di fare altrettanto, in omaggio a questa data e in omaggio soprattutto a chi non può più celebrarla, però fu fondamentale perché questa data si è infissa nel nostro calendario. L'altra cosa suggerita nei giorni scorsi ai sindaci è di festeggiarla nel silenzio della solitudine, ma cercando dei luoghi simbolo. In Italia arrivavamo al 25 aprile sommando due guerre, una guerra di liberazione ma anche una guerra civile, una guerra tra italiani, partigiani e larga parte della popolazione da una parte, fascisti, repubblichini e un'altra parte della popolazione dall'altra, e accanto a questo una guerra di liberazione nazifascista. E quindi sono moltissimi comuni italiani che hanno dei luoghi simbolo. I sindaci vadano lì, nel silenzio, nella solitudine, a ricordare quello che accadde. Sì, anche perché noi parliamo, abbiamo parlato anche nei giorni scorsi dell'attualizzazione del 25 aprile, del futuro, di come si può vivere in futuro, di quelli che possono essere gli sviluppi di questa liberazione, ma dobbiamo partire dal ricordare quel giorno, perché se ci dimentichiamo del 25 aprile non abbiamo nessun futuro, non possiamo certo andare oltre. Diego, il 25 aprile che cos'è? Per te italiano che sei lì a Cracovia, peraltro, perché lui è a Cracovia. Beh, il 25 aprile per me sta nelle parole, per esempio, del generale Martelli Castelli, quando che incise sulle pareti di Via Tasso, la prigione delle torture a Roma, poco prima di essere poi fucilato alle Fosse Ardeatine. E il generale Martelli Castelli scrisse: quando il tuo corpo non ci sarà più, il tuo ricordo sarà vivo in chi resta. E noi siamo quelli che restano oggi, no? E che quindi dobbiamo mantenere vivo quel ricordo. E ricordare che la resistenza, la liberazione è quella cosa che ci ha permesso a noi italiani, che eravamo sul lato sbagliato della storia, perché è giusto ricordarlo, noi italiani eravamo sulla parte sbagliata della storia in quella guerra, di riuscire poi in un colpo di coda finale a sederci, no, al fianco degli alleati, avere una minima voce in capitolo, no? Fu quasi come una piccola salvezza per l'Italia. E per chi come me è nato negli anni 80 ha potuto godere di quella libertà, ha potuto godere dei privilegi della democrazia, la possibilità di studiare, per me che vivevo in un piccolo paesino di montagna sperduto, di diventare qualcosa, qualcuno, di studiare, di poter intraprendere una carriera. Ebbene, tutto si deve a quella giornata, a quelle giornate, perché poi il 25 aprile è solamente il punto finale di un processo lungo, no? Genova prima, poi Torino, Milano,
Bologna, aiutati dai polacchi che arrivarono col contingente di Anders a liberare Bologna, sono simbolo di un'Italia che si prendeva sulle proprie spalle anche le proprie responsabilità, in qualche modo, no? Per affacciarsi agli alleati, senza i quali non ce l'avremmo mai fatta, ma di prendersi la nostra piccola parte di responsabilità rispetto a quello che stava accadendo. Quindi una giornata importante per tutti, di qualsiasi colore politico. Qui la politica non c'entra, qui c'entra l'identità nazionale. Questo è quantomeno per me, che sono di una generazione successiva. Certo, il mondo politico, lo chiedo al senatore Nencini, che le aule del Senato li frequenta quotidianamente, il mondo politico che percezione ha del 25 aprile? In generale, voglio dire, il Senato, per il Senato, il 25 aprile che cos'è? Beh, io ho una doppia percezione. La prima è che sia una festa, ma non sia ancora una festa interamente condivisa. C'è ancora molta ruggine. Fino a pochi anni fa, ma proprio pochissimi anni fa, mentre ad esempio il Comune di Firenze celebrava la liberazione della città, agosto, 11 agosto 1944, con due ragazzine socialiste, Oriana Fallaci che faceva la staffetta partigiana, iscritta con il padre prima al Partito d'Azione e poi al Partito Socialista, e un'altra donna straordinaria che era Maria Luigia Guaita, bellissima, fondatrice poi della galleria della Casa d'Arte Il Bisonte, presso la quale andrà a formarsi un certo Henry Moore. Sarà lei che porta l'ordine ai partigiani di suonare Martinella, è la campana che in città si suonava in tempi di guerra, o in quel caso lì quando Firenze conquista la liberazione, quindi la pace. E però fino a pochissimi anni fa si andava a celebrare anche da una forza politica in particolare, si andavano a ricordare anche i repubblichini morti che sparavano dai tetti di Firenze o dalle fogne fiorentine sui partigiani o sulla popolazione che stava contribuendo alla liberazione della città. È rimasta ancora questa ruggine, e quindi il 25 aprile è la festa della liberazione, ma da taluni, una minoranza attiva, viene considerata non come la festa della libertà, ma come una sorta di festa parziale che per loro non andrebbe ancora oggi in qualche modo infissa e scritta in rosso sul calendario. La seconda cosa che bisognerebbe ricordare, visto che leggo continuamente i servizi sul ruolo delle donne, assolutamente giusti, è che nella liberazione italiana il nome delle donne che vi partecipano è pressoché assente, salvo pochissime eccezioni. E invece senza le donne la liberazione sarebbe stata molto più complicata. Ricordo solo un fatto: gli uomini non c'erano, o erano dispersi nei campi di concentramento, o erano in fuga da qualche fronte, dall'Albania alla Russia, o erano in fuga rifugiati nei boschi perché partigiani o perché volevano fuggire alla leva repubblichina, e tenevano in una terra come quella italiana di braccianti e zadri, tenevano i poderi, con i vecchi e con i bambini. Spesso i partigiani si rifugiavano in quei poderi per essere curati o per ricevere un tozzo di pane secco. Ecco, le donne svolsero anche questa funzione di tenuta di un'Italia che si stava assolutamente spappolando. Quindi viva le donne anche nel 44 e nel 45. Certo, è un ruolo importantissimo. Su quello che... vai Diego, perché poi io... No, infatti erano due punti che volevo prendere dall'intervento di Riccardo. Uno era appunto quello delle donne, mi ha anticipato, no? Pensiamo anche solo alle donne che rifornivano di cibo i partigiani sulle montagne. Se non erano le donne, i bambini dell'epoca, ragazzini di 12-13 anni che rischiavano la vita per portare il cibo ai partigiani in montagna. Se non fosse per loro, la resistenza sarebbe implosa nell'arco di poche settimane. E due, il secondo punto, lo diceva Riccardo prima, le guerre civili sono quelle, l'ha denominata una guerra civile, e sono d'accordissimo, le guerre civili sono quelle che lasciano gli strascichi più grandi. Basta vedere come la Spagna oggi sia ancora profondamente spaccata e divisa, no? a distanza di tempo sulla guerra civile. E perché le guerre civili sono quelle che lasciano le ferite più grandi. Finché il nemico è esterno, è facile poi dopo la guerra
anche per chi stava sul fronte sbagliato, redimersi magari, no? E dire ok, sbagliavo, perché poi c'è un nemico esterno. Ma quando poi la guerra è tra due fratelli della stessa casa, è molto più difficile superare quelle tragedie. E l'Italia diventerà veramente una nazione coesa quando riusciremo a trovare una memoria collettiva e comune su quegli anni e riuscire a ricordarle il 25 aprile senza ripercussioni, come una visione d'insieme di una nazione. Ricordiamo anche però che molti, visto che ho citato la guerra civile spagnola, no? Che buona parte anche della resistenza italiana, socialista soprattutto, arrivava anche da quell'altra guerra, no? la guerra spagnola, visto che l'ho citata. Certo, no, e allora io vi voglio far sentire cosa diceva Italo Tibaldi, perché va nella direzione di quello che dicevate voi. Sentite quello deportato a Mauthausen, che cosa diceva, è uno che ha fatto fino alla fine nelle scuole, presidente peraltro dell'associazione degli ex internati nazionale italiana, che cosa diceva a proposito proprio di quello che è l'esperienza che lui ha vissuto. Vediamo se riusciamo a sentirlo. Non è vero che la gente non sente queste cose, non si può dire non sono esistite, si può dire soltanto che bisogna documentare perché gli assassini della memoria non abbiano spazio. Certo, noi facciamo questa testimonianza e abbiamo il dovere di fare la testimonianza, abbiamo anche il dovere di fare un tentativo, se è riuscito, di portare una voce di pace che è quella per la quale noi siamo oggi impegnati. Se non fossimo operatori di pace avremmo mancato al nostro compito. Tibaldi diceva proprio questo, non dobbiamo essere quelli che fanno la voce grossa perché ha vinto, dobbiamo essere quelli che fanno capire che è un momento di pace, che il 25 aprile è la voglia di libertà e la voglia di far finire la guerra, di non avere più guerre. Questo era. È un compito forse non ancora pienamente attuato, avete detto. Beh, ci sono due problemi, uno dei quali lo toccava Diego e mi trovo assolutamente d'accordo. Noi vivemmo, uno, una guerra civile, l'abbiamo già spiegato e già detto, ma noi viviamo un'altra situazione paradossale, per la seconda volta consecutiva, la prima nella prima guerra mondiale. Noi eravamo alleati degli imperi centrali europei, della Germania e dell'Austro-Ungheria. Non entrammo in guerra nel 14, pur avendo già Cadorna come l'alleanza, la triplice alleanza prevedeva, pur avendo già Cadorna organizzato la spedizione di alcuni battaglioni italiani sul Reno, perché questo era l'impegno preso. Noi entrammo in guerra l'anno successivo, non a fianco di Germania e di Vienna, ma a fianco di Francia e Inghilterra, quindi tradimmo. La seconda guerra mondiale non andò diversamente, noi la iniziamo in un modo, con un anno di ritardo nel 40 anziché nel 39, pur avendo un patto d'acciaio già con la Germania, e la concludemmo con un'alleanza diversa con la quale eravamo entrati. Che cosa genera questo fatto? Beh, se andate a vedere ad esempio la storia della seconda guerra mondiale in Sicilia, quando sbarcano gli alleati, trovate delle incrostazioni straordinarie, perché una parte della popolazione si ribella nel senso che sposa la nuova causa italiana, ma una parte della popolazione rimane, e non commento, non dico né giustamente né ingiustamente, a fianco di quello che era l'indirizzo regio e l'indirizzo del governo. Quindi tradì, punto interrogativo, ci metto un punto interrogativo, non un punto esclamativo. Queste rotture, queste fratture hanno un effetto di trascinamento straordinario, perché incidono nelle famiglie, rompono le famiglie, rompono le comunità. Sono passati 75 anni. Beh, sono tanti, 75 anni sono più o meno 3 generazioni e mezzo, e però questa incrostazione ancora io in fette d'Italia, in pezzi d'Italia, io continuo ancora a trovare. Abbiamo fatto il primo incontro di questa lunga marcia di questa settimana appunto sulla figura degli IMI, no? Che rappresentano il simbolo di quello che stava raccontando adesso Riccardo, no? Quella frattura, quell'Italia che implode e che lascia tutti i cittadini in un marasma senza alcuna,
alcuna indicazione, la morte della patria, come è stato raccontato più volte. Vorrei fare una domanda a Riccardo dal punto di vista politico. C'è la consapevolezza oggi nella politica italiana, ma forse allargherei anche europea, che si sta giocando una partita importante rispetto a agli ideali sorti in quell'epoca? Noi tutto quello che abbiamo lo abbiamo grazie all'onda lunga di quei giorni, no? Il fatto, per esempio, che oggi le frontiere siano chiuse, no? Noi ragioniamo spesso come figli dell'Europa che c'era prima. Noi sappiamo, io per venire in Polonia la prima volta mi sono fatto 5 frontiere, 24 ore di Euroline, io so cos'era quell'Europa, no? L'Europa delle frontiere. Però bisogna anche ricordare che per gran parte della società moderna, i giovani, quelli che hanno meno di 30 anni, l'Europa è l'Europa di Schengen, l'Europa è l'Europa di Ryanair, no? E trovarsi oggi invece a causa del coronavirus con le frontiere chiuse, con l'impossibilità di muoversi, porta indietro l'orologio. Sarà solo temporaneo, vero, però dimostra loro che tutte le conquiste, tutto ciò che hanno in realtà non è dovuto, ma sono conquiste fatte sulla pelle e sul sangue di chi poi in quegli anni ha dato la propria vita. C'è la consapevolezza oggi a livello politico che quei diritti e quelle conquiste in realtà si stanno giocando, perché siamo a un bivio fondamentale della storia dell'Europa. Guarda Diego, è proprio il lavoro che sto facendo in queste ore con Franco Cardini, uh-huh. E uscirà, io spero, fra una ventina di giorni. C'è la consapevolezza, però non ci sono le reazioni adeguate, il che in politica e nel governo degli stati significa che non c'è consapevolezza. Lo spiego meglio, per non apparire per taluni contraddittorio. C'è la consapevolezza che l'Europa, per giocare un ruolo nel nuovo palcoscenico internazionale, dovrebbe essere molto più coesa, ma ancora la politica dei singoli stati a Occidente prevale, con un certo nazionalismo spiccato della Francia, ad esempio, ma non è l'unica, ma soprattutto rispetto all'attrazione fatale dei primi anni 2000, quando i paesi dell'Est Europa entrano in blocco, questa attrazione fatale sta diventando ora un matrimonio un po' spento, piatto, fra dinastie. Dobbiamo stare assieme perché il patrimonio va protetto. Perché la geografia ce lo impone. Perché la geografia ce lo impone. E però da Est si critica l'Europa perché non è in grado di proteggerci, vigilare rispetto a questo tentativo di dominio regionale, ultraregionale, che la Russia di Putin sta mettendo in campo, e quindi si pensa anche a creare alleanze di tipo diverso. La Cina, con la sua via della seta nuova, passerà proprio da lì. Registro che quando c'è da assumere all'interno del Consiglio europeo una posizione che riguardi la Cina, quando si toccano affari di natura commerciale, si blocca la Grecia. Non si trova mai, si blocca. E dietro quindi vuol dire che c'è un'altra ragione, c'è una ragione che può diventare anche una ragione geopolitica. Resta il fatto, e concordo con quanto sostenevi, che nella globalizzazione stanno soltanto delle grandi piattaforme, non ci sta la Padania, e alla fin fine non ci starà da sola nemmeno la Germania. Però questo ragionamento logico non figlia, come si dice in Toscana, non genera, non germina nessuna soluzione che possa portare a costruire un'Europa che sia l'Europa degli stati. Aveva ragione De Gaulle, l'Europa è l'Europa delle patrie. È incancellabile? La mia opinione è sì, nel breve medio periodo. Ma se è incancellabile, vuoi stare sul palcoscenico internazionale, devi comunque costruire una soluzione. E allora forse immaginare gli Stati Uniti d'Europa che si danno degli obiettivi mirati, una politica estera ad esempio, una politica di difesa, perché ormai il soft power da solo non basta per fronteggiare il mondo profondamente cambiato e che con la pandemia cambierà ancora, o altrimenti, e questo succederà, non giochi nessun ruolo. Questo è il destino più realistico dell'Europa.
paradossalmente la risposta può essere appunto quella che ci insegnava il 25 aprile, più democrazia. Se la palla passasse al Parlamento europeo e non al Consiglio fatto di veti di stati che si bloccano tra di loro, se fosse d'accordo. Il Parlamento europeo che fosse molto più lungimirante, probabilmente il passo si farebbe, no? E allora dovresti eleggere i suoi vertici direttamente da parte dei cittadini europei. Certo. A meno che hai una forma di collante, un cemento che diversamente oggi non hai, e dovresti corredarlo di una serie di fattori, ad esempio quello di sciogliere l'unanimità, che poi alla fine realizza una sorta di potere di veto anche da parte di chi ha un peso marginale, e arrivare a un voto a maggioranza qualificata. E lì allora le decisioni sono. Non vedo altra prospettiva, però. No, c'è la risposta di nuovo alla democrazia. lo so. No, lì i socialisti a livello europeo sono quelli più progressisti da questo punto di vista, no? Direi che bisognerebbe capire proprio perché siamo al 25 aprile, parliamo di una sorta di liberazione, diceva giustamente il senatore Nencini, ricordava Diego all'inizio, è una guerra civile, mi pare che non è una guerra civile, non è una guerra in armi, ma quella che si sta combattendo in Europa sia un po' una guerra fratricida fra nazioni europee. Quindi ci vorrebbe forse lì, anche lì, una sorta di liberazione da questa guerra fra nazioni. Però fra il Parlamento europeo, che è Parlamento di tutti, e Stati Uniti d'Europa, dove ognuno dove c'è un governo centrale, ma ogni Stato è sovrano, credo che ci sia un po' di differenza. Forse gli Stati Uniti d'Europa sono più attuabili nell'immediato che non un governo o un Parlamento che sia il Parlamento di tutti. Il Parlamento di tutti gli Stati europei io non lo vedo ancora molto. Beh, ma un Parlamento ce l'abbiamo già. Sì. Si tratta di ridefinire i suoi poteri e di eleggere la sua forma apicale con il coinvolgimento corale di tutti i cittadini europei, quindi direttamente, quindi con una platea democratica che partecipa direttamente all'elezione del vertice più democratico che esista. Più che una rottura fra gli stati che c'è, la globalizzazione guidata dal turbocapitalismo e dall'alta finanza ha generato una frattura ancora peggiore, che è una frattura all'interno degli stati, perché l'impoverimento del ceto medio e l'emarginazione dei ceti più bassi, con un allargamento della povertà in maniera abnorme che non si era mai conosciuto, non dal trattato di Maastricht fino ai nostri giorni, quindi non negli ultimi 30 anni, ha provocato poi, ha germogliato forme di nazionalismo che lì dentro figliano, lì dentro nascono. Quindi un rigurgito di libertà e di democrazia, cioè una sorta di 25 aprile europeo, oggi diventa ancora più necessario. Certo. Se non vuoi aumentare da un lato le fratture fra stati, dall'altro le fratture all'interno degli stati. Quindi detto in italiano, senza girare intorno al pagliaio, si dice in Toscana, il salvinismo, se non mettiamo mano a questo problema, rischia di diventare l'ancora di salvataggio non delle parti alte della società, ma delle parti più basse. Basso. L'ho già. Molte parti. Ma infatti, come diceva giustamente Riccardo, si sta tornando in qualche modo, no, all'idea della composizione fino ottocentesca, quindi grandi blocchi, no, che cercano di strutturare delle aree geografiche. Noi senza un grande blocco, che appunto l'Europa, verremo in qualche modo schiacciati. In un momento di mancanza di totale leadership a sinistra, ma anche a destra, no? La Merkel sta finendo il suo arco politico, Macron è in perenne difficoltà, una destra che teme di perdere voti, no? Che sfocino verso la destra più estrema. Abbiamo tutti i leader che sono in scacco in Europa, e quindi gli stati, più che farsi la guerra tra di loro, si fanno la guerra al proprio interno. L'Europa è semplicemente il palcoscenico di una dimostrazione di forza che nessuno di loro di fatto ha. Anche i leader anche il leader olandese, la Merkel, sanno perfettamente quale dovrebbe essere lo sviluppo, ma hanno paura in casa, non hanno paura in Europa, e questo è il grave problema in cui siamo arrivati. E però, Diego, ci sono due problemi enormi.
Perché non è assolutamente vero che la storia non si ripete. Ha torto Marx. La storia si ripete come? Ma si ripete per un motivo molto semplice. Perché la storia non viene fatta dalla provvidenza. La storia viene fatta dalle donne, dagli uomini. Più che dai popoli, dalla parte alta. Ma sempre donne e uomini sono. E noi siamo l'accumulo di sentimenti e di fisicità che è figlia di milioni di anni. Non è che si cambia così, con facilità. Che cosa ti dice la storia? Che nei momenti di grande crisi, e la pandemia universale è una grandissima crisi, si preparano cambiamenti radicali, sempre. La seconda cosa che ti dice è che i cambiamenti radicali vengono guidati sempre da uno o da più leader. Il problema dell'Europa è che il cambiamento ci sarà, ma come dicevi tu, non ci sono leadership in grado di guidarli. Ora, se non c'è una leadership politica, subentra un altro tipo di leadership, o un leader esterno all'Europa, oppure le baronie e le lobby conosciute, che sono sempre in piedi. Quindi chi sostiene, psicologi e psichiatri, che l'umanità chiusa per 40 giorni in casa, dopo 40 giorni di quarantena cambierà, tutte bischerate. Nel senso, noi non cambieremo la nostra natura per 40 giorni di quarantena, ma cambierà il mondo, quello sì cambierà. Ci sarà una globalizzazione diversa, non ci sarà la morte della globalizzazione. Interregionale. Sarà diversa e sarà probabilmente guidata da soggetti statuali o singoli diversi, ma che appartengono a quella stessa storia. Se l'Europa non riuscisse a... E siccome la storia è anche moto, rischi che se non ci sono grandi leader che producano una evoluzione, poi ti metti in mano la rivoluzione, e la rivoluzione non fa la rivoluzione interrompe la storia, che poi riprenderà il suo moto successivamente. E questo è il problema, che mancando i grandi leader noi rischiamo di metterci un imbuto di una rivoluzione fine a se stessa che bloccherà solamente l'evoluzione dell'Europa. Questa è la mia paura. Realistico? Possiamo però fare qualcosa perché non si realizzi questo? Cioè, quali sono le strade? Perché questo è uno scenario possibile che forse condividiamo tutti. Quello che non abbiamo è la ricetta, o se ce l'abbiamo Chi si immaginava nell'89 che la Germania si sarebbe riunificata di lì a poco, no? Chi in Germania pensava che Kohl avrebbe potuto fare quello che ha fatto? Ci sono momenti storici in cui ci vuole un colpo di reni che sembra inimmaginabile. L'Europa ha bisogno di un colpo di reni molto simile a quello che portò all'unificazione della Germania. Qualcosa di simile, per carità. Però c'è bisogno di questo, perché se lasciamo andare le cose come vanno, senza il colpo di reni... Beh, io sono molto più pessimista di... No, lo sono anch'io, Lo sono anch'io. E lo sono perché... Questo amore per l'Europa che abbiamo noi è condiviso in parte. Gli italiani cominciano a convincersi che ci sia bisogno dell'euro più che del ritorno alla lira, ma vedo che sta allineando, e c'è una destra radicale sovranista in Italia molto forte e molto capace di comunicare con un linguaggio da bar sotto casa, ma che ha il suo effetto, e comincia a prevalere, lo vedo nei sondaggi, lo vedo nelle cose che posto, nel lavoro che faccio sulla rete, una reazione negativa all'Europa. Eppure è così evidente che se la BCE non si fosse impegnata a acquistare decine e decine di miliardi di titoli pubblici e privati, anche italiani, noi saremmo già alla canna del fucile. Sì. Nel senso che avremmo la pistola puntata già alla tempia e il grilletto lo premi nell'arco di 20 giorni, un mese. Però questa cosa non si dice, questa cosa non passa. Si dice, ma non passa. Si dice, ma non passa, e questo è il problema. Esatto, ancora peggio. Eh sì, ancora perché peggio. Sono cose tecniche. Molto spesso nelle crisi, soprattutto per la popolazione, sono i simboli quelli che contano, no? E i simboli, purtroppo, in questa pandemia, sono stati quelli che sono arrivati
gli aerei da Cuba, gli aerei dalla Cina, ma non abbiamo visto nessuna cassa di mascherine con la bandierina dell'Unione Europea. So che è una stupidaggine, che quello che hai detto tu è assolutamente molto più importante che una cassa di mascherine con la bandiera dell'Unione Europea, però poi spiegarlo a mia nonna o spiegarlo a mio fratello che fa formaggi e spiegargli che la BCE ha fatto quella cosa è molto complicato, no? Noi della sinistra, secondo me, abbiamo perso un veicolo di contatto con la popolazione appunto su questa cosa. Temo, eh. No, sono perfettamente d'accordo. C'è un bellissimo libro che è uscito qualche mese fa. Il titolo è La sinistra senza popolo. Mm-hmm. Ed è verissimo, perché abbiamo cambiato anche noi il nostro canone di rappresentanza sociale. A tratti da una rivoluzione di fine Novecento, in qualche modo germogliata dalla tesi di un grande libro che ebbe un successo straordinario, planetario, quello di Francis Fukuyama sulla fine della storia, che la storia avesse, insomma, liberatici dal comunismo mondiale, finita l'Unione Sovietica, la storia aveva preso una strada che era quella del trionfo della democrazia. Fukuyama ha in parte ragione, ma non prevede un'evoluzione autoritaria della democrazia, e quindi non la permanenza della democrazia che ha conosciuto mio padre o che abbiamo conosciuto noi, la tua generazione e la mia, o quella di Roberto che ci ascolta, e dall'altra parte non avevano previsto l'esplosione di conflitti interni di natura religiosa e di natura etnica, perché le vere guerre ormai sono quelle. Il ruolo che non hanno più le Nazioni Unite nasce anche dal trovarci di fronte a conflitti che nel 1945 non erano stati previsti. Le Nazioni Unite nascono per dirimere conflitti fra stati. È più complicato intervenire se in Nigeria o nel Congo o nel Ghana o in Senegal due tribù fra Tutsi e la tribù contro i Tutsi ti ammazzi e fai 500-600 mila morti. Oppure la guerra di Sarajevo. Mm-hmm. Da Trieste sentivano i colpi di cannone, eh? E gli aerei che in volo andavano a bombardare poi alcune basi nella ex Jugoslavia. Questo è il grande dramma di quello che abbiamo per le mani. Quindi il 25 aprile può essere, con i suoi uguali di calendario in giro per l'Europa, nota, perché ogni pezzo d'Europa è il suo 25 aprile. Di una parte d'Europa il suo 25 aprile, ecco, bisognerebbe farlo risalire, scalare di una posizione in un calendario patriottico europeo, che purtroppo però non esiste. Anche perché per una parte d'Europa, quella dell'Est, purtroppo quel momento storico invece verrà rinviato di 40 anni, di 45 sì, anni. Sì, sì, non ci fu discontinuità. Sì. Certo, e qui rispetto a quello che dicevi però risuonano le parole di Craxi sulla globalizzazione, no? Che poi viene strumentalmente, l'abbiamo raccontato l'altro giorno con Bobo, molto spesso utilizzato dall'estrema destra, che invece una certa sinistra dovrebbe prendersi su di sé, no? Quelle parole che mettevano in guardia rispetto a un'Europa schiava della finanza, quelle parole di fine, se non sbaglio, dell'89, che disse nell'89, no? E quelle parole oggi vengono utilizzate molto strumentalmente dalla destra, no? Che dicono, vedete, Craxi aveva ragione, invece dovremmo prenderle noi, su di noi, la sinistra, quelle parole, farle nostre. Beh, stiamo evocando il demonio. Eh beh, sì, perché... Ma è un demonio, attenzione. Io trovo la cosa molto più complessa. Certo il demonio Craxi, che non ha diritto di cittadinanza nel pantheon della sinistra, di certa sinistra italiana, come non hanno diritto di cittadinanza nessuno, e dico nessuno, di coloro che hanno rappresentato il riformismo nella sinistra italiana. E c'è un inizio preciso, che è con la frattura che si genera al congresso di Livorno del 1921. Se voi andate a rileggere, senza bisogno di interpretazione, le cose che scrivono Gramsci, Togliatti e Bordiga
in ordine Bordiga, Gramsci e Togliatti, su Turati e su Matteotti, voi rimanete stupefatti. Gramsci, il giorno successivo alla scoperta del cadavere di Matteotti, cadavere scempiato, sono rimaste le ossa del cranio e poco d'altro, e un ciuffo di capelli. Gramsci scrive su una rivista comunista, siamo nell'agosto del 1924, è morto il pellegrino del nulla. Come è morto il pellegrino del nulla? È morto l'unico oppositore feroce al fascismo, lui ed Amendola e pochi altri. E tu scrivi che è morto il pellegrino del nulla? Poi lo spieghi perché il pellegrino del nulla. Perché Sturzo, Turati, Matteotti sono con Mussolini la faccia dello stesso male. Ah, sì, e sì. Vaffanculo. Eh sì. Allora, lunedì avremo un incontro con Mauro Del Bue sul suo libro, no? E racconta molto bene quelle pagine di storia. C'è un però, Diego. Siccome la storia la scrivono, come sappiamo, sempre i vincitori, ci sono alcune parti che sono state omesse. Quando io ho scritto questa cosa, uscirà il mio Matteotti, che è un romanzo a ottobre per Mondadori, quando ho scritto questa cosa, chi ha letto mi ha detto, è una novità, anche Gramsci, dico certo anche Gramsci, il peggiore, fino al 1926. Fino al 1926 la posizione più ostica, più filo-sovietica e quindi più leninista, quindi più oppositoria e nemica del riformismo socialista e socialdemocratico è quella gramsciana. Sì, sì. E se dal punto di vista storico... quella fase era quella che era, perché era evidentemente complicata, però la tomba sulle differenze, poi l'Ungheria, insomma, dall'Ungheria in avanti non ci sono più di giustificazioni storiche. Beh, non c'erano nemmeno allora. No, non c'erano, però la situazione era molto più complessa. Beh, dall'Ungheria in avanti... C'era un quadro politico, il patto Molotov-Ribbentrop, che giustificava anche un accordo russo nazista e che portava i comunisti dalla parte i filosovietici almeno dalla parte dell'accordo con Hitler, quindi sì, sì. E quindi no, di riflesso con parecchi, Mussolini no. È una storia che conosciamo poco. Noi abbiamo detto in queste settimane che abbiamo un po' paura di conoscere la nostra storia dal 30 al 40, dal 20 al 40. Se conoscessimo quella storia, forse capiremmo meglio anche il 25 aprile. Ieri Elso dicevamo che nelle scuole di oggi si fa molta storia dei romani, dei greci, dell'antica Roma, e si parla poco della storia presente, perché si arriva praticamente alla fine degli studi facendolo in modo molto raffazzonato. E raccontavamo che forse oggi un cambio dal punto di vista della didattica va fatto, no? Che per formare gli italiani, per formare certo l'Europa, forse ci vorrebbe molto più studio dell'epoca attuale, no? Poi ognuno nella sua vita deciderà se appassionarsi ai romani, ai greci o no. Però che uno studio civico della nostra storia, secondo me, è indispensabile al giorno d'oggi. E invece ci fermiamo certo più o meno alla Prima Guerra Mondiale, marcia su Roma talvolta. Io ricordo sempre, l'ho detto l'altro giorno perché poi Riccardo deve andare, che nella mia classe del liceo, di un piccolo paesino del Cuneese, quindi non siamo nell'elite borghese, Bergamo, eccetera, no? Parliamo della bassa Cuneese, di 23 studenti, 21 ci dedichiamo alla cultura o alla storia, alcuni sono giornalisti, una mia amica scrive sul Corriere della Sera, e ci siamo chiesti da dove veniva, no, questa passione, perché statisticamente è qualcosa di incredibile, no? E l'abbiamo ricondotta a questo nostro professore di latino, greco, storia e filosofia, che praticamente dedicava un'ora alla settimana alla lettura dei quotidiani in classe. Divideva la classe per temi, chi si occupa di economia, chi si occupa di politica estera, facendoci turnare chiaramente, e ogni gruppetto doveva spiegare agli altri gruppi che avevano letto solamente una parte di giornali quello che stava accadendo nel mondo e in Italia su quell'aspetto che avevano preparato. Eravamo ragazzi di 15 anni, 14, 15, 16 anni, no? Eppure quella cosa ci ha aperto la mente molto più che una lezione sugli Etruschi. Non ho dubbi.
non ho dubbi. E questo è quello che ci manca sicuramente. Intanto, prima che ci lasci il senatore Nencini, siccome prima abbiamo parlato del 25 aprile delle donne, che sono poco ricordate nel 25 aprile, dei ragazzi, perché ricordiamo sempre quelli col fucile, col mitra in mano, no? Ricordiamo, c'è un episodio bello, a Riccardo sicuramente farà piacere rivederlo, perché è di Bozzello, un ricordo di Bozzello, che fa di quello che fece lui, ragazzotto, all'epoca senza neanche rendersi conto di quello che faceva. Sentiamo che cosa ha fatto, eh? L'ornato che si faceva, che era un po' l'onore della casa Felice Faccio della scuola d'arte, era tra uno di quei cameroni del vecchio ospedale. Giù in fondo c'era la falegnameria, dove io avevo scelto falegnameria invece della ceramica, cosa strana, però io avevo fatto quella scelta lì. E nella sala a fianco si faceva disegno. Nell'altra ancora, verso dove c'è la biblioteca, c'era una sala riservata al comando fascista e tedesco. E io durante l'ornato, con matita, la tavolozza, eccetera, eccetera, il soggetto da disegnare, ho sentito che stavano organizzando un rastrellamento in Valle Sacra per catturare Piero Piero. E avevano organizzato un rastrellamento partendo dal pedaggio e da campo, raccogliendo le due vallate per arrivare sopra e chiudere e fare magari catturare Piero Piero e gli altri. E io ho sentito tutta questa cosa, invece di fare ornato ho fatto un bigliettino. E poi ho visto il professor Milani che girava nell'aula. Ho preso quel bigliettino e lo metto in saccoccia, ma lui ha capito e mi ha detto non farlo, non farlo, non farlo. Ero andato via con quel bigliettino nel manubrio della bicicletta portandolo a San Rocco, dove c'era il comandante Villa con Sclaverano. Mi hanno detto è troppo importante, devi portarlo tu. E io sono andato fino a Castelnuovo Nigra in bicicletta a portarlo e dopodiché si sono organizzati, il giorno dopo hanno fatto il rastrellamento. Non hanno preso nessuno. Ecco, queste erano le scelte che si facevano, a volte anche inconsapevoli, perché poi Eugenio dice, ma io mica mi sono reso conto, poi Piero mi disse poi dopo, grazie perché ci hai salvato. A me sembrava naturale fare così, ecco, forse un po' anche questo spirito che manca oggi, nella gente comune, nei giovani, che allora sembrava avessero come disposizione naturale fare quello che a loro sembrava giusto fare. Oggi o non sappiamo più che cosa è giusto fare o non abbiamo più questa voglia di prenderci il mal di pancia, ecco, di fare. C'era un po' di ribellismo giovanile che era in questo caso a fin di bene. Vi lascio con una piccola chicca che si riallaccia a quello che Roberto e Diego hanno detto all'inizio, quando parlavano della liberazione hanno citato Genova, Torino e Milano e quindi il video che tu ci hai fatto vedere su Sandro Pertini. Io sono nato e vivo in Mugello. Nel mio comune, che è Barberino di Mugello, fino agli anni 80 c'è stata una maggioranza, cioè il Partito Comunista raccoglieva oltre il 70% dei consensi. Però c'era una piccola frazione, piccolissima, Ghiereto, dove c'erano tutti i socialisti meno una famiglia democristiana. Chiedo al compagno che poi mi ha iscritto al PSI nell'80-81 da dove nasceva, lui era nato lì, questa differenza. E lui mi fa, dice Riccardo, perché i nostri padri, tutti educati nella scuola popolare da Azzo Toni. Azzo Toni era un ferroviere, maestro elementare, che alcuni anni dopo si ritrova esule, esiliato dal fascismo a San Pier d'Arena, Genova. Diventa membro del CLN ed è a lui, ad Azzo Toni di Ghiereto e Mugello, io sono nato a un chilometro da lì,
che viene consegnata dai tedeschi la chiave della città di Genova, quando i tedeschi se ne vanno in ritirata. Quindi è Azzo Toni, Mugellano, che porta al CLN genovese le chiavi simboliche, okay, che la città era stata liberata. Quante volte come la sì, storia si arrampica sui tornanti. Invece vorrei salutare Riccardo con una piccola riflessione, no? Perché in questi giorni noi stiamo cercando di ripartire, no? La fase 2, la fase 3. E per molte settimane ci siamo detti, ma in fin dei conti, dai, muoiono solamente gli anziani. Perché dobbiamo perdere il nostro benessere per quei quattro vecchietti che muoiono nelle case di riposo? Dimenticandoci che quei quattro vecchietti sono quelli che appunto ci hanno donato il 25 aprile e ci hanno permesso di essere quello che noi siamo. E quindi mi è venuto in mente adesso, mentre parlavate, un passaggio di un libro per me fondamentale su questo tema, che è l'educazione europea di Romain Garé, no? E c'è un passaggio di quel libro che dice: in Europa abbiamo le cattedrali più antiche, le più grandi biblioteche, ed è qui che si riceve l'educazione migliore. Ma alla fine, quel che ti insegna tutta questa famosa educazione europea è come trovare il coraggio delle buone ragioni, valide e convenienti, per ammazzare un uomo che non ti ha fatto nulla. Queste sono le parole di una persona nel 44, no? Siamo mai alla fine della guerra, 43, nelle foreste della Polonia. Oggi, a distanza di così tanti anni, più 70 anni, abbiamo visto 70 anni di pace, di convivenza e di costruzione di una casa europea. E quella cosa ce l'hanno data quelle persone che hanno lottato, no, nella resistenza in Italia come in altre parti d'Europa. Quei vecchietti che oggi noi consideriamo delle vittime sacrificabili, no, per il nostro benessere. Ed è terribile, no? In 70 anni si è passati da questa opinione di Garé dell'Europa a quella che abbiamo noi, che è una casa di pace. Litighiamo, ma in Parlamento e non in trincea. Questo è un grande risultato, che forse ai giovani andrebbe anche raccontato. Quindi, viva mia nonna Giulia! Esatto, viva tutti i partigiani! Viva Eugenio! Certo, esatto. Certo. No, guarda, so che Riccardo tu devi andare perché hai da fare. Ho un altro collegamento del genere. Molto grazie bene. Allora, noi, Riccardo. Grazie mille. Io ti lascio con un tuo conterraneo. Guarda, non c'è più, purtroppo ci ha lasciati un anno fa, ma questo è un tuo conterraneo e mi fa piacere lasciarti con lui. L'ingresso a Mauthausen, dove ci fecero un bel discorsino in tedesco, che poi qualcuno a sapere tedesco lo tradusse, e la frase più gentile fu: questo è il portone da cui siete entrati e quella è la via da cui uscirete, indicando il comignolo del crematorio che fumava e spendeva un odore di carne bruciata. Quindi chi aveva delle illusioni le perse subito. Lì bisognava vivere minuto per minuto, non ora per ora, ma letteralmente minuto per minuto. E è difficile far capire una cosa del genere a chi fortunatamente non ha mai corso un pericolo reale della propria vita. Sulla parola razza ci sarebbe da scrivere un romanzo. Ci possono essere varie etnie. Non è che cambi nulla nell'animo umano. L'umanità, la bontà o la solidarietà o la cattiveria che possono raggiungere limiti infiniti sia al di sopra sia al di sotto è insito nella natura umana, purtroppo. Solamente Hitler è riuscito a convincere mezzo mondo che gli ebrei costituivano una razza, come se ci fosse la razza cattolica, la razza maomettana, la razza shintoista. Ecco, eppure bisognava però che creasse, come tutti i dittatori, un oggetto di odio. Allora lui trovò gli ebrei. Io non odio nessuno, non è odio il mio. L'odio è un sentimento che distrugge e basta. Non crea nulla, invece nel mondo c'è bisogno di creare e non di distruggere. Io sto vedendo appunto, specialmente in Europa, ma anche un po' in tutto il mondo, un ritorno strisciante del nazionalismo. Vede anche in televisione prodotto italiano, questo esclusivamente italiano,
E questa qui è una sottile propaganda che abbiamo già visto, è un déjà vu, anche mia moglie lo può dire. Ai tempi del fascismo tutto quello che era italiano era bello, ecco, era bello, era buono, era bravo, italiani brava gente. Mentre invece a me non me ne importa nulla se l'olio è fatto con le olive greche, che i greci coltivavano le olive quando i nostri antenati uscivano dalle caverne quasi. E quindi che sia l'olio fatto con le olive greche, basta che sia qualità. Quindi è quello che nei giovani purtroppo viene stellato piano piano questo criterio di nazionalismo. E il nazionalismo e il razzismo vanno di pari passo, quindi per conto mio prima o poi ci sarà una nuova rivoluzione, ci sarà un qualcosa che sconvolgerà di nuovo il mondo. Questo era Martini, ovviamente, e insomma è uno di quei personaggi, dicevi Diego, che purtroppo non abbiamo più perché è mancato lo scorso anno. Di lui per fortuna abbiamo conservato le testimonianze, è dura farne a meno comunque, a 75 anni di distanza. Il problema è far arrivare queste testimonianze non in modo retorico ma costruttivo. Ripeto, c'è una necessità incredibile di far studiare alle nuove generazioni la storia moderna dell'Italia e dell'Europa. Perché queste testimonianze messe così, no? Vengono trattate, ah sì, ma che bravo questo vecchietto, no? Ah sì, che bello, però passano. Se invece non si riesce a far capire che queste testimonianze sono all'interno di una storia che ci ha dato la libertà e i diritti che noi oggi abbiamo. Se oggi possiamo utilizzare Ryanair è perché abbiamo avuto quelle persone. Se oggi abbiamo un passaporto che ci permette di andare in tutte le parti del mondo è perché abbiamo avuto quelle persone alle nostre spalle. Ed è bastato nulla per perdere questi diritti, eh? È bastato uno stupido virus che io, cercando di tornare in Polonia, sono quasi stato arrestato in Turchia perché avevo un passaporto italiano. Basta nulla per perdere questi diritti. Quindi queste testimonianze hanno un valore eccezionale, ma bisogna costruirci intorno uno storytelling che porti i ragazzi a conoscere tutta la storia moderna. E perché questa è viviamo in un'epoca in cui la storia va avanti in modo troppo veloce. E questa storia va conosciuta e imparata. Va conosciuta dall'inizio, probabilmente, perché qualcuno conosce la resistenza dal 42 al 45. Bisognerebbe conoscerla magari dal 25 al 50 per giudicarla. 25 anni ci farebbero capire di più che qual è il senso della liberazione. Lo dicevo in occasione 2 anni fa, no? C'è un bellissimo bisognerebbe cercarlo su internet, un bellissimo intervento del giornalista Domenico Quirico, grande giornalista peraltro del Fossano, delle nostre parti, no? Che è stato rapito, poi liberato. Nel momento più duro della contrapposizione, quando arrivavano gli immigrati, una puntata di Michele Santoro disse una cosa che per me è incredibile, no? Perché si viene qua? Perché si viene in Europa? Molto spesso chi viene non sono i poveri che non hanno da mangiare, ma sono quella minima classe media che può esserci in Africa. Sono persone che hanno qualche soldo da spendere, perché non tutti in Africa sono in grado di spendere 5 o 6 mila euro per farsi portare in quel modo in Europa. Perché l'Europa ti dà qualcosa che nessun'altra parte del mondo ti dà. Sono i diritti. L'Europa è l'unico posto nel mondo che ti dà un diritto in quanto essere umano. Parte bene, i diritti ci sono stati sempre, eh? I diritti ci sono stati sempre. Non è vero che i diritti sono una novità degli ultimi anni, ma i diritti erano sempre legati a un'appartenenza di casta. Tu, nobile, avevi quel diritto in quanto nobile. Tu, schiavo, avevi quei diritti in quanto schiavo. I diritti erano sempre vincolati all'appartenenza a una classe, a una casta. Quello che noi abbiamo avuto negli ultimi 150 anni, invece, grazie anche a quelle persone che per quei diritti hanno lottato, è che i diritti sono vincolati al semplice fatto di essere un essere umano, indipendente da chi tu sia, indipendente da quella che è la tua formazione. In quanto essere umano, tu hai quel diritto, che è il diritto alla salute, il diritto alla vita, il diritto allo studio.
È questo che noi come certo. Europa diamo. E nel momento in cui noi veniamo meno a questa nostra cosa, nel momento in cui decidiamo che tu avrai quel diritto solamente se hai un passaporto francese, non se hai un passaporto iracheno, se hai un passaporto della Libia, noi veniamo meno a quello che noi siamo come identità europea. E nel momento in cui noi perdiamo quella cosa, chi siamo noi come Europa? Cosa possiamo dare al nuovo millennio? Pretendiamo davvero di lottare con la Cina sull'industria? Pretendiamo di lottare col Giappone e la Corea sulla tecnica? Pretendiamo di dominare il mondo come gli Stati Uniti perché abbiamo una forza militare così importante e imponente? È questo che noi pensiamo di essere fra 200 anni come Europa? Io credo che se non la mettiamo su questo punto abbiamo già perso oggi. L'unica cosa che l'Europa dà, ed è l'unico posto nel mondo che la dà come la dà l'Europa, sono i diritti. Ma quali non è che ce li siamo inventati perché siamo intelligenti, perché siamo più intelligenti degli americani, siamo più intelligenti degli africani. E noi quelle cose non le abbiamo inventate, quelle cose le abbiamo conquistate. E le abbiamo conquistate in un processo lunghissimo che è durato secoli e secoli e secoli e secoli e secoli. E se noi mettiamo in discussione quelle cose, torniamo indietro, ci suicidiamo. Certo che è difficile affrontare la paura dell'immigrazione, la paura dei cambiamenti, ma ci mancherebbe altro. Però se affrontare la paura vuol dire venire meno alla propria identità, e beh, signori, ci stiamo suicidando. Certo. Volevo approfittare per ringraziare solo, perché li vedo, quelli che sono i nostri ragazzi, quelli che hai conosciuto anche tu, Diego, certo. Che sono venuti a Cracovia, che ci stanno seguendo. Ricordo che la loro ricerca, peraltro, per il pezzo che riguarda Martini, ma magari tutta, la riproporremo all'inizio di maggio, abbiamo in calendario di riproporla. E voglio ringraziare anche il sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza, che ci sta seguendo, che ci scrive: bella iniziativa e molto interessante, complimenti. Buongiorno quindi al sindaco di Castellamonte che ci sta seguendo. I comuni non possono fare iniziative per il 25 aprile, è bello che comunque seguano quelle che però ci diceva sono. Riccardo, diceva Riccardo che in realtà ogni comune può fare una piccola iniziativa col sindaco. Sì, anche Castellamonte l'ha fatta. Esatto, io ho visto adesso sul telefonino, mentre vi ascoltavo, Mattarella che da solo con una mascherina si è recato all'altare della patria, no? E quello però è un grande sì, anche Castellamonte, certo. Anche Castellamonte l'ha fatta, poi adesso però sta seguendo noi, quindi è molto bello, credo anche altri, perché c'è parecchia gente che ci scrive e che ci sta seguendo. Questo 25 aprile, che siamo costretti a vivere così, ce lo porteremo dietro? Possiamo pensare in qualche modo, lo chiedo a Diego, lo chiedo a Roberto, che poi è quello che organizza tutte queste cose, possiamo pensare di portarcela dietro questa festa della liberazione, cercando di creare un'onda positiva? Possiamo pensare che non il 25 aprile la liberazione non sia solo il 25 aprile, ma sia il 26, il 27, il 28, il 29, si possa andare oltre con questo spirito? Bozzella ieri diceva il 25 aprile è sempre, quindi quello deve essere il significato, e noi con la memoria viva, Elso, con Diego, con altri, l'abbiamo sempre portata avanti, ed è giusto che sia così. Cercando di non cadere nel tranello, di non affrontarlo in modo divisivo. Assolutamente, certo. Perché se lo dico da uomo di sinistra e socialista, c'è una resistenza. La resistenza l'abbiamo vista in questi giorni, si è fatta in mille modi diversi. In mille modi diversi, tutto è resistenza in realtà, no? Per chi l'ha voluta fare. Sì, però è giusto ricordare certo. Il 25 aprile, quella data per resistenza, per quella, e negli altri giorni dell'anno ricordare le grandi resistenze, come dicevi tu, quelle di oggi, certo, quelle dei medici, sì. Quelle dei infermieri, quelle degli anziani nelle case di riposo che oggi lottano. Sono certo. Contento per ma tutto, però tutta quella che è la resistenza ha un senso se prendiamo come esempio. Come data il 25 aprile, come esempio una resistenza. Se partiamo da quella resistenza che conosciamo, se vogliamo, anche solo per stereotipi, l'allarghiamo per conoscerla meglio, per andare certo, oltre il 25 gli stereotipi. Il 25 aprile è un'occasione per poter affrontare questi temi, no? Perché
altrimenti non si affronterebbero, no? Quindi è ovvio che quella cosa deve restare per quella che è, utilizzandola come strumento per poter poi far capire a molti che non è una cosa, ripeto, soprattutto i giovani che possono sentire che una cosa di 70 anni fa non li riguardi. Invece non è così, no? Sì, perché pensano che 70 anni fa siano 700 anni fa. Tu stesso lo dicevi ad Auschwitz, pensano che Auschwitz sia, no? Invece in realtà è normale, è anche l'evoluzione, no? È anche normale che sia così, no? Non dico che sia giusto, però è normale che sia così. Ognuno di noi si raffronta i problemi della vita quotidiana, della vita, no? Quotidiana, e siccome oggi nel mondo esistono problemi enormi e grandi, perché non siamo più nell'epoca della crescita e della prospettiva di un mondo fantastico, oggi noi ci dobbiamo confrontare con le problematiche di oggi, no? E con un futuro incerto. E i giovani ancora di più, perché hanno un pezzo di vita più lungo da fare a questo mondo incerto. Quindi non è che possiamo pretendere da loro che vivano tutto così vicino. Bisogna dargli gli strumenti per fargli capire che in realtà ciò che loro oggi, per cui loro oggi lottano e sognano, in realtà sono gli stessi sentimenti che hanno portato quei ragazzi ad andare sulle montagne a lottare. Né più né meno, né più né meno. Declinati in modo diverso, per carità, però né più né meno. Adesso abbiamo ancora un filmato di... Allora, io direi che possiamo vedere ancora o anche addirittura salutarci su un filmato, perché abbiamo parlato di giovani. Abbiamo ancora una testimonianza di Marcello Martini, ma vediamo se riusciamo a vederlo. Vediamo. Così commentiamo poi ancora questo e poi ci salutiamo con questa testimonianza di Marcello. Vediamo se riusciamo a vedere anche questo. Sono il più giovane ex deportato politico italiano e anche il più giovane partigiano, regolarmente riconosciuto dal distretto militare di Firenze, perché ho l'anzianità dal 15 di settembre del 43 fino al 1 luglio del 45, quindi sono uno dei partigiani che ha una maggiore anzianità, diciamo, di servizio, partigiano combattente regolarmente riconosciuto dal distretto. Questo è come prigioniero politico, perché gli ebrei ovviamente hanno portato via bambini anche appena nati, quindi... Ma come politico, come triangolo rosso, sono il più giovane dell'Italia. Quella della prigionia, del camp, del lager di eliminazione, era una vita talmente strana, dico, adopero questo aggettivo perché non so quale altro, che è impossibile farla capire, proprio letteralmente impossibile, perché non... Lì non poter essere mescolati in un coacervo di persone, di lingue, di gente di cui solo due o tre di cui potevi fidarti, di amici. Il resto erano tutte persone pronte a venderti per un cucchiaio, non una scodella, per un cucchiaio di zuppa in più o per un pezzetto di pane. Quindi era una cosa, io una volta avevo un pezzetto di pane in tasca, va bene, che volevo mangiare con più tranquillità, mi saltarono addosso in una diecina, mi strapparono i pantaloni per prendermi questo, era un pezzettino, forse una fetta biscottata più grande di quello che avevo in tasca io, va bene, mi saltarono addosso per strapparmi questo qui, quindi come si fa a rendere l'idea di quella che era la vita nel lager? Il guaio è che, per quello che vedo io, purtroppo sarò pessimista, ma sono pochi quelli che vogliono ragionare con la propria testa. È più facile che si facciano trascinare dal branco e che si facciano adottino le idee degli altri piuttosto che... Perché andare controcorrente o resistere alla corrente è difficile, eh? È difficile. Quando sento dire lo fanno tutti, ce l'hanno tutti, a me mi viene il voltastomaco proprio, letteralmente. Ma te lo vuoi? Questo le domando.
Lo vuoi veramente tatuarti? Vuoi veramente farti bucare per farti piercing? Vuoi veramente andare a, non so, fare il bullo con uno più debole di te? Se tu lo vuoi, allora vai, ma se tu lo fai perché lo fanno gli altri, allora sei un cretino, ecco, che non hai una volontà tua. Questo è quello che vorrei far capire ai giovani. Bellissimo, questo vero? Esattamente ciò di cui parlavamo ieri, no? Di quanto sia facile farsi prendere nella massa e per comportarsi in modo sbagliato. Bellissimo, bellissimo quello che ha detto Martini. Esattamente quello che volevo dire ieri. Ha detto lui in modo decisamente migliore. No, è una di quelle testimonianze che ci portiamo dietro, che per fortuna abbiamo ancora, che ci portiamo dietro delle tante cose che abbiamo. Questo ve la voglio far vedere, perché questa, prima abbiamo visto un filmato, questa, vedete, è di Italo Tibaldi, il filmato che abbiamo visto prima, venne a trovarci, ci lasciò una testimonianza e quando ancora in televisione, anni fa, perché Italo è mancato parecchi anni fa, e ci lasciò un fazzoletto e ci lasciò un messaggio che alla domanda che io gli feci, ma noi più giovani, relativamente più giovani, cosa possiamo fare quando voi non ci sarete più? Lui, avete sentito, ha detto noi siamo testimoni diretti, abbiamo un compito, e gli ho detto vabbè, cosa possiamo fare? E lui disse, semplice, prendere il testimone, come si fa in una staffetta. Quando uno finisce la sua corsa, deve esserci un altro che prende il testimone, fa il suo pezzo di strada e poi lascerà il testimone a un altro e poi lascerà il testimone a un altro. È ovvio che ognuno corre con le forze che ha, corre nel percorso che si trova a percorrere, che è diverso per ognuno di noi. Io credo che il nostro compito oggi sia un po' come... E io a Italo, devo dire, dissi, perché stava bene quando lo intervistai, dissi non ti preoccupare Italo, quando non ci sarai prenderemo il tuo testimone. Purtroppo se n'è andato quasi un anno dopo e non pensavo che davvero avrei dovuto mantenere quella promessa, ma lo faccio ovviamente molto volentieri assieme a tanti amici. Quindi forse una delle strade che possiamo percorrere è pensarla proprio, come diceva Italo, come una staffetta. Possiamo pensarla così. Sì. Credo non quello ci sia altra strada. A cui cerco di dedicarmi tutti i giorni, anche perfetto, nonostante le difficoltà. Allora, io credo che insomma il 25 aprile l'abbiamo ricordato come bisognava ricordarlo. Voglio ringraziare, non c'è più perché è impegnato in un'altra diretta, il senatore Riccardo Nencini, che è stato con noi. Diego, buon 25 aprile. Buon anche 25 a aprile a voi, distanziati a Castellammonte, vedo regolarmente presenti come spettatori a questo evento. Perfetto, perfetto a tutti, alla nostra, io sono dovuto la nostra rientrare per la pioggia, alla nostra presidente, che non salutiamo mai, vedi, dobbiamo ricordare il presidente onorario Bozzello, l'abbiamo visto prima, ovviamente, ma alla nostra presidente Felicia. Grazie a tutti per essere stati con noi. E ovviamente l'appuntamento è a questo punto con un libro lunedì. Vedremo il male storico del mondo socialista, mentre la notte che ritorneremo il 5 maggio. Elso, ricordiamo tutti che ritorneremo il 5 di maggio con Martini e con la presentazione della ricerca completa della scuola che abbiamo presentato a Cracovia, e magari certo, anche gli studenti hanno voglia di inserirsi per certo raccontare qualche cosa. I ragazzi vedranno tutta e tutti vedranno quella ricerca, soprattutto vedranno la ricerca, perché poi lì noi abbiamo avuto un problema, ci hanno spento tutte le luci, non avevamo con le telecamere, eravamo al buio. Cercano di spiegare anche loro, è molto bello. Certo, inviteremo i ragazzi a partecipare. Intanto, tranquilli, riaprono con la fase 2, ma le scuole no, saranno a casa. Quindi potranno seguirci tranquillamente. Buon 25 aprile a tutti. Grazie. Ciao. Ciao.